ragione quando dici che è da posticipare l'1600, perché secondo me questo scarto è legato alla scienza e al metodo scientifico. Sì, io non credo la scienza intesa come ricerca, il pensiero intorno all'ente, che in questo senso si differenzia dalla filosofia, che è pensiero intorno all'essere, non abbia alcuna intenzione di manipolare l'ente. È la tecnologia che è altro dalla scienza. Poi nella nostra contemporaneità si è creata questa unità che è il pensiero tecnoscientifico, ma in realtà questo per anche ragioni contingenti, quale il fatto che la scienza ha sempre più bisogno della tecnologia per muoversi, ma nell'originaria intenzione di senso del pensiero scientifico non c'è alcuna intenzione di manipolare l'ente, ma c'è l'intenzione di conoscerlo per sé. Okay? Quindi non è secondo me stata la scienza e il, diciamo così, l'apporto conoscitivo che le scienze sperimentali hanno portato, è qualcos'altro che probabilmente va ritrovato nel mondo capitalistico e non quindi nella scienza in senso stesso. È il capitalismo che, innestandosi nel pensiero scientifico, dà luogo a questa ideologia tecnocratica. Comunque è un altro discorso questo. No, a me veniva da associare una cosa qui. Cioè nel momento in cui viene a rompersi questa idea di limite, dove limite nel senso di partenza di diciamo della definizione dell'essenza di una cosa, no? E questo discorso sul fondo, cioè attraverso la tecnica si apre uno srotolamento di una visione del fondo come inesauribile, cioè, quindi è un fondo senza limite, cioè non è più legato all'essenza delle cose, non so come dire, in quanto essenza delle cose è proprio il limite che identifica la cosa in sé. Togliendogli questo aspetto del limite, si apre la deriva, no, del fondo inesauribile. Che arriva dal capitalismo e non dalla scienza. Che arriva, secondo me, a te. Posso parlare di sì, c'è, non bisogna andare, ci stiamo qua. La questione del fondo è una questione molto delicata perché purtroppo possiamo dire non sempre gli abitanti della città hanno sempre avuto questo tipo di sensibilità. Però a questo proposito, visto che mi stimolate, mi pungolate sul rapporto tra tecnica e ordine della natura, contrapposto invece all'uso strumentale della tecnica guidato dal capitale che va nella direzione di una manipolabilità, mi piace citare in questa occasione un episodio è accaduto nella Spagna della seconda metà del Cinquecento, in cui la corona spagnola aveva assolutamente bisogno di trasformare il proprio territorio per renderlo più efficiente all'idea, diciamo, di sovranità che stava cercando di perseguire, e per raggiungere questa nuova dimensione territoriale gli ingegneri della corona spagnola avevano presentato alla Casa Reale uno straordinario progetto di canalizzazione. Uno straordinario progetto di canalizzazione che si basava sulle nozioni più evolute della scienza del tempo. E per una questione di opportunità, convenienza, se non di necessità, la corona spagnola fu
tra virgolette, vivamente consigliata di sottoporre questo progetto di manipolazione della natura, una vera e propria manipolazione della natura intesa nel senso di natura come fondo, esattamente come la cultura, siamo nella seconda metà del Cinquecento, alla Chiesa. E la Chiesa si oppone, la Chiesa si oppose a quel progetto che era chiaramente un progetto di manipolazione di una natura intesa come fondo. Siamo nella seconda metà del Cinquecento. Quindi c'è già quella santa, tra virgolette, alleanza tra scienza, natura intesa come fondo e manipolazione, o meglio conquista intesa come manipolazione. Quindi dici, il capitalismo per far risalire al mercantilismo del Settecento non era ancora, diciamo così, presente. Potremmo dire, siamo in tempi non sospetti, però appunto la Chiesa coglie il rischio di un'operazione di manipolazione della natura e di identificazione e svilimento della natura da contesto legittimante a puro fondo, si contrappone, decade il progetto, comincia un processo di depauperamento del territorio che non ha un'infrastruttura adeguata all'obiettivo che la colonna spagnola persegue, e la Francia nell'arco di pochi decenni ne approfitterà. Allora io questo l'ho voluto citare perché, volendo ogni tanto calarsi poi nella realtà dei fatti, questo è un fatto che in qualche modo dimostra, documentato, dimostra che in tempi non sospetti l'alleanza tra scienza, conquista del territorio e identificazione del territorio in qualche modo come fondo aveva fatto qualcosa di più che un capolino. Sono convinto che ne esistano molti altri, ma questo è un esempio che ho ben presente perché mi ha colpito. Sì, del resto... Però indubbiamente... Il capitalismo lo puoi far risalire all'etica protestante in un certo modo, per cui in realtà diciamo, hai ragione comunque, il capitalismo come lo pensiamo oggi, diciamo così, pone le sue radici intorno al Settecento, ma poneva già in qualche modo a sua volta, sì. Quindi vuol dire più che allora il capitalismo è, diciamo così, questa doppia concezione pregiudiziale secondo cui l'esistente è a mia disposizione e l'esistente è in quantità infinita e illimitata perché io ne posso fare un uso costante, no? Come ti dicevo, questi due elementi che vanno, entrano all'interno del sistema capitalistico ma sono precedenti. Secondo me sì, consideriamo soltanto per dare qualche riferimento al fatto che la prospettiva rinascimentale, la prospettiva non è comunque quali... dentro l'idea di episteme pura e nemmeno dell'idea di scienza moderna, questo elemento. La scienza moderna ha comunque come obiettivo quello di conoscere l'ente, cioè è una prospettiva contemplativa, non manipolativa. Diciamo, mi metto nel territorio della cultura, così come la prospettiva intesa come tecnica e cattura dell'infinito e quindi grande metafora di ciò che è accaduto nei territori, la mia esperienza da architetto e da studioso della storia della città mi dice che la sistematica trasgressione di un limite, di quel limite territoriale che è anche un limite di sostenibilità, diventa la norma in epoca rinascimentale. E in Italia c'è una gran resistenza, c'è un freno, si parlava prima dell'incontro, del venire al mondo, il freno che ha permesso al nostro paese che non avvenisse ciò che per esempio è avvenuto in Francia, nelle grandi monarchie degli stati nazionali, è ripreso semplicemente dal fatto che nel nostro territorio, che Cattaneo definiva il territorio delle 100 città, i fattori resistenti sono stati i comuni con i loro territori. Cioè la frammentazione che oggi ci manda in tilt è quella che in epoca rinascimentale ci ha salvato, la grandezza, ci ha salvato dall'identificazione della natura come fondo, perché invece la cultura comunale ce l'aveva molto chiaro ad arrivare alla considerazione che nella cultura medievale anglosassone prima di tutto c'è il common,
che è lo spazio naturale indiviso, ma questo ce l'avevano già anche i romani, ne dobbiamo dare atto, sono stati gli imperatori romani che hanno fatto del common nella propria pertinenza, il proprio back garden. Quindi io i romani li salvo, tendo a salvarli perché sapevano guardare lontano, cioè l'idea del common che in qualche modo anticipa lo svedese Allgemeinrätt, quest'idea fondamentalmente di un patrimonio indiviso, disponibile per la collettività, i romani ce l'aveva ancora. E ce l'aveva ancora l'imperatore, il problema è che l'imperatore l'ha assorbito nella propria disponibilità, quindi quello che era... quello che era germe di corruzione. No, è stato abile perché ha preso la dimensione della res pubblica nelle sue diverse accezioni e l'ha inserita in un ordine del discorso che era quello imperiale, quindi non ha fatto altro che una reinterpretare ciò che c'era inserendolo in un diverso orizzonte di senso, e ciò che c'era è rimasto, a un totale di poi durante, a seguito della dissoluzione dell'impero, poi quel common frantumato ritorna faticosamente, lentamente nella disponibilità delle comunità, non so, nel nostro territorio, le partecipanze, questa idea della partecipanza rievoca ancora in epoca alto medievale l'idea di un common che preesiste ad ogni distinzione tra un pubblico e un privato. Però secondo me, ripeto, parlo da architetto, in epoca rinascimentale con gli stati-nazione, con l'avviarsi degli stati-nazione, quell'armonia, che piace anche a me, solo per la disarmonia, quell'armonia, quella dimensione contemplativa per cui si derivano dai cicli, le leggi per la buona amministrazione, è già avvenuta fondamentalmente, è già stata ampiamente compromessa. Gli stati-nazione non fanno altro che strumentalizzare la cultura rinascimentale, il metodo scientifico alle proprie esigenze di cattura dell'infatti. E del resto, se tu ci pensi, la grande operazione che ha fatto la monarchia francese da Colbert in avanti è stata quella di inventarsi il linguaggio di Stato, l'economia di Stato, la cultura di Stato, ma non l'ha fatto per cambiare le regole del gioco, perché era l'unico modo per sostituire alla frammentazione dei poteri corporativi un potere di livello superiore che si ponesse su un piano diverso e che nella relazione continua tra la cattura dell'infinito, un nuovo territorio e i territori limitati potesse trovare la propria ragione di esistenza. Quindi fondamentalmente gli stati-nazione hanno strumentalizzato la cultura prospettica rinascimentale e ne hanno fatto un sistema di misura dell'economia di una nuova socialità. Un'operazione straordinaria, cioè dal punto di vista dell'architettura di sistema straordinaria, poi con tante altre implicazioni, se vuoi, negative. Però intravedo lì il germe di un decadimento del rapporto contemplativo a favore di un sempre più gratificante per loro rapporto manipolativo. E quindi questo uomo burocrate che si alimenta. Non è un caso effettivamente che questa dimensione presupponga un passaggio di livello. Quindi fondamentalmente quello degli stati-nazione è un territorio di territori, ma non è un territorio di territori che sta a livello di territori, sta a un livello superiore. Qui siamo già nella burocrazia, qui siamo già nella dimensione del burocrate, ma siamo in epoca di fatto ancora tardo rinascimentale, ci stiamo, se pensa tutta alla tradizione del 600 francese, la tradizione architettonica, l'arte urbanistica del 600 francese, pre-Colbert, post-Colbert, è fondamentalmente il rinascimento che abbiamo inventato noi al servizio dello Stato francese. Noi abbiamo inventato lo strumento, loro l'hanno reso
diciamo al servizio, l'hanno messo al servizio della prima grande burocrazia, da cui poi sono diventate altre. Quindi è un periodo molto interessante questo, perché una cultura può produrre degli strumenti inserendoli in un orizzonte di senso, poi arriva qualcuno, prende quegli strumenti come se fossero parole, li inserisce in un diverso orizzonte di senso e cambia completamente la nozione di territorio, in questo caso specifico. E nell'architettura è successo così, l'architettura del Rinascimento italiano, inserita nella concezione dello Stato francese, diventa l'architettura al servizio della politica, ma non è la politica della polis o la politica della comunità, è la politica fatta dalla burocrazia, la burocrazia di Stato. Da lì ad altre forme di burocrazia di Stato il passo, secondo me, è piuttosto breve. Cambia il linguaggio, la logica sistemica, e in questo processo di stratificazione di livelli, dove livello dopo livello il concetto di territorio si deterritorializza sempre di più, ecco che si creano le condizioni perché il corpo diventi territorio di conquista. Mano a mano che ci allontaniamo dalla fatticità dell'esserci, di quegli incontri straordinari che non potevano prescindere dalla specificità della realtà che ci resiste, mano a mano che ci allontaniamo da quella condizione di resistenza, la dimensione concettuale diventa sempre più importante, la burocrazia la fa propria, la inserisce nel proprio ordine di discorso, sul proprio ordine di discorso stabilisce le proprie condizioni di potere. Ma era un potere anche quello a livello locale, ma era un potere territorializzato, era un potere dove l'incontro avveniva in condizioni specifiche e quella condizione di specificità definiva l'identità. Se quell'incontro non avviene più in condizioni specifiche, ma avviene su piani che sono astratti, il corpo perde sempre di più la propria centralità e quindi si rende disponibile ad ogni forma di iscrizione, diventa un soggetto che come tutti gli altri oggetti, diventa un oggetto che come tutti gli altri oggetti viene iscritto nell'orizzonte di senso del territorio infinito catturato dalla burocrazia. E qui per voi si apre l'abisso, nel senso che siamo già col rischio fin sopra la testa, perché a quel punto i termini sono completamente ribaltati. No, nell'abisso in senso positivo, no, non è che... No, nel servizio, per me c'è uno svolgimento di un pensiero, c'è una messa in scena di uno svolgimento di un pensiero, per me c'è un dato fenomenico che, a cui questo pensiero si è rivolto, no? Quindi cioè, di fatto è un'analisi fenomenologica a partire da questo discorso di Romano Inguaro, che nella sua capacità di coinvolgimento anche emozionale, emotivo, cioè di essere un qualche cosa che ha fatto sì che io potessi sentire questo accadimento come qualche cosa che mi riguardava, riguardava me, no? Quindi non qualche cosa che era riguardante altro da me, no? Quindi la vita di un'altra persona, una condizione sociale, delle scelte giuridiche, no, era qualcosa che riguardava nella sua complessità me stesso. Quindi questo senso di offesa, l'acceramento, no? Da un certo punto di vista rispetto a questo accadimento, è stato il fenomeno scatenante di questa osservazione e che mi ha fatto pensare e valutare, no, nel suo svolgimento, a questa idea di rischio, cioè ovvero a che cosa stiamo assistendo, cioè dove è finito, no? Cioè l'identità, la nostra identità, non so, bisogna la febbre, no? Andiamo a vedere, cioè, dove è finita la nostra identità, cioè
quindi che gioco, a che cosa stiamo assistendo, a che gioco